Marco Furfaro inizia oggi, 8 marzo, la raccolta di firme affinché si possa presentare la lista Tsipras. Speranze, paure e obiettivi di questa lista? C'è grande speranza, perché quando si mette in campo una grande campagna per cambiare l'Europa è finalmente qualcosa che dice alle persone: guardate, c'è anche altri modi per far politica, e questa lista è un modo per provare a cambiare l'Europa, che non si rinchiuda nei nazionalismi e tantomeno un'Europa che invece continui con le politiche che hanno portato povertà, precarietà, disperazione. Gli obiettivi sono quelli non solo di cambiare di arrivare al 4%, ma di cambiare l'Europa, di mettere in campo una lista che porti con sia un grande immaginario, una politica che dice: da oggi si riparte da un'Europa veramente solidale, che era un po' quella che sognavano Altiero Spinelli. Chi l'ha costruita? Non è l'Europa oggi di istituzioni non elette, di cui non si sa chi comanda e chi decide, o spesso vediamo istituzioni finanziarie, pezzi di Fondo Monetario Internazionale, di Commissione Europea, che non sono stati eletti da nessuno. L'obiettivo è quello di ricostruire un'altra Europa, un'Europa che finalmente ridia quel sogno che quando io crescevo alla mia generazione era quello di un sogno di un'Europa in cui si poteva viaggiare, crescere, formarsi per un'opportunità di lavoro, di studio e anche di vita. Qualche polemica in settimana sulla scelta dei candidati e sul fatto che questa fosse una lista calata dall'alto, ma la tua sola presenza già smentisce tutto questo. Beh sì, effettivamente è così. La mia candidatura, così come molte altre, nasce direttamente da esperienze locali, seppur significative, che sono molto in coerenza con quanto viene proposto da questa lista, e cioè l'idea di aggregare tutti quei settori oggi un po' dispersi, a volte perfino smarriti e solitari, che vedono aprirsi una prospettiva. Del resto io penso che ormai i processi in corso sono talmente aspri e tutti spingono verso una tendenza moderata che coinvolge anche ampi settori della sinistra storica. Insomma, la logica europea, che poi si riflette anche a livello nazionale, è quella delle larghe intese. Tutto questo sicuramente mette in moto una tensione, una reazione, soprattutto perché in questo paese in particolare la sinistra sembra essere estinta. E quindi c'è un bisogno di sinistra che in qualche maniera, con tanti limiti, ma insomma anche con molta generosità, cerca di raccogliere. Insomma, l'idea che anche attraverso queste elezioni europee in Italia possa di nuovo aprirsi una prospettiva di sinistra mi pare un obiettivo fantasticamente positivo. Oggi è l'8 marzo e diciamo questo inizio di raccolta delle firme io personalmente lo dedico alla fatica di tutte le donne normali come me, come noi che siamo qui oggi, che combattono due volte per colpa dell'austerità, quelle che cercano lavoro e non lo trovano, quelle che fanno i salti mortali per conciliare la vita quotidiana, il lavoro, la casa, la famiglia in assenza di servizi sociali. Un pensiero ovviamente a quelle che vengono discriminate sempre, le donne normali che sono lesbiche, transessuali, migranti o disabili, le donne anziane. Non ce la faremo a salvarci le penne, non ce la faremo a ridare dignità e tranquillità alla nostra vita se non riusciamo insieme a darci la forza e anche il coraggio di liberare questa nostra Europa che è occupata dalla finanza, dal mercato, che tutti i giorni ci toglie diritti, dignità e democrazia per arricchire il 10% della popolazione del nostro paese e del nostro continente. Da soli non ce la facciamo, da soli, da sole, non ce la fanno da soli gli italiani, non ce la fanno da soli i greci, non ce la fanno da soli gli spagnoli. O abbiamo la capacità di superare tutte le nostre divisioni e decidere che una volta ci mettiamo la faccia e proviamo a liberare la nostra Europa, oppure sarà inutile. E io penso che insieme ce la possiamo fare. Questa è la speranza per questo 8 marzo di quest'anno.